Nuova edizione del TV giornale di Telestense, ben ritrovati. Apriremo tra poco parlando subito di cronaca con controlli straordinari nelle aree più sensibili di Ferrara e della sua immediata periferia, ma vi presenteremo anche il nuovo sportello vittime di reato inaugurato proprio in questi giorni. Parleremo anche della scomparsa di Gaetano Pesce. A Ferrara ricordiamo la sua iconica opera monumentale e poi ci occuperemo di economia con i primi contatti a un mese dal Diplomatic Days di Cipro. Ancora vi presenteremo il nuovo festival della progettazione europea inaugurato a Ferrara, proseguirà fino a questo sabato e poi parleremo anche, vi anticiperemo dettagli sulla corsa della bonifica in programma domenica prossima. Poi tante altre notizie, tra cui anche la Valli e Nebbie che torna con 90 auto in passerella tra città e provincia. Ma iniziamo subito dal comunicato arrivato in queste ore in ottemperanza a quanto stabilito tra le forze di polizia e agli indirizzi strategici elaborati in prefettura in occasione dei recenti comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile è stato messo in campo un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia, con particolare riferimento alle zone di Malborghetto, Aguscello, Ponte Gradella, Borgo Punta e Via Frutteti, finalizzato a contrastare ogni forma di illegalità legata non solo allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche al contrasto a reati predatori, al rispetto delle norme sull'immigrazione, sul decoro e sulla sicurezza urbana. In particolare, 8 pattuglie e 16 tra agenti e militari della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, ma anche del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Locale Terrestensi, hanno controllato tutte le aree più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. E facendo un bilancio, nel corso delle attività sono stati ottenuti i seguenti risultati: 60 persone identificate, di cui 11 di nazionalità straniera, 40 autoveicoli controllati e 3 contravvenzioni al codice della strada elevate. E adesso invece, come dicevo in apertura, parliamo dell'apertura del nuovo sportello Vittime di Reato, aperto proprio in questi giorni a Ferrara, ma sentiamo le dichiarazioni per capire di che si tratta. Una nuova inaugurazione per la nostra città, oggi in Via Ripa Grande al Civico 13, uno sportello rivolto alle vittime di reato, uno sportello che è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale attraverso anche quell'impegno che è stato profuso dall'assessorato alle politiche sociali. Uno sportello che si prefigge di avvicinare i nostri cittadini, che sono ahimè vittime di reato, che si prefigge di sostenere i cittadini attraverso un supporto anche psicologico e soprattutto che vuole lavorare in una vera e propria sinergia con tutti gli attori del nostro territorio, l'amministrazione, ma anche i servizi sociali, anche i servizi sanitari e le forze dell'ordine. Uno degli obiettivi principali è quello sicuramente di valorizzare il rapporto che ha il Comune di Ferrara in qualità di socio cofondatore della Fondazione Vittime di Reato Emiliano Romagnola, una fondazione che ha dato sempre risposte importanti al nostro territorio e che con questo sportello potrà sicuramente avere anche un'ulteriore vicinanza attraverso quello che è l'attività stessa della Fondazione. Siamo molto contenti di essere qui questa mattina in questa importante inaugurazione di uno sportello su cui puntiamo molto e siamo molto contenti del fatto di poter allargare ulteriormente la collaborazione con l'assessorato alle politiche sociali. La cooperativa già collabora su altri servizi dell'assessorato e in particolar modo su questo può mettere a disposizione personale qualificato di supporto e di ascolto nei confronti delle persone che si rivolgeranno a questo sportello. L'altro aspetto su cui la cooperativa sicuramente può dare una mano all'assessorato è la facilitazione della rete territoriale con le associazioni del terzo settore che in qualche maniera possono essere coinvolte sul supporto alle vittime della città, ma anche con il livello regionale e quindi con la Fondazione Emiliano Romagnola Vittime di Reati e anche con la regione stessa che in qualche maniera ha coinvolto cooperativa e comune sul percorso che ha portato all'apertura poi di questo sportello. Intanto, a proposito di nuove tipologie di truffe, sono diversi gli incontri che si tengono nel Ferrarese per mettere in guardia le persone dalle nuove tecniche. Tecniche che purtroppo si affinano sempre di più, come raccontato da una vittima di un raggiro nel corso di Musica Maestro, la trasmissione condotta da Roberta Predieri in onda su Telestense e Telesanterno, che non fa solo intrattenimento. E quindi sentiamo la testimonianza di questa signora chiamata Dina. Attenzione a questa nuova tecnica. Cos'è successo, Dina? Tu stavi
passeggiando. Intanto, buongiorno a tutti, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, io stavo facendo una camminata, che a me piace molto camminare, ed ero già arrivata a destinazione. Mi sono sentita arrivare addosso una montagna di sterco, di vernice. Non abbiamo ancora capito insieme i carabinieri, e io sono rimasta senza, diciamo, ti sei spaventata? Perché esatto. Eri in una situazione assolutamente, intanto erano le 11 della mattina, non era né notte, non era neanche in un posto isolato, perché eri proprio nel centro del paese, ad Anzola dell'Emilia, c'erano delle altre persone che tra l'altro hanno assistito la scena, e questo purtroppo è preoccupante, perché esatto. Questi malviventi non si fermano neppure di fronte a tante persone. Mi hanno anche riconosciuto e mi hanno chiesto: Martina, ma cosa ti è successo? E questo qua dal di dietro, che io non me ne ero accorta, mi aveva spulsato tutta questa cosa, ero bagnata la faccia dappertutto. Tutti i capelli, cioè quindi... Cercavo di pulirmi, e questo ragazzo gentilmente, dopo si è fatto avanti e l'ho visto in faccia, mi ha allungato anche un fazzoletto, un Kleenex per pulirmi. E poi mi ha cominciato a sfregarmi dietro perché ero molto sporca, che io non vedevo. Intanto sulla striscia pedonale c'erano altri due, un ragazzo e una ragazza, che cercavano di tenere in tempo le persone che mi avevano conosciuto. E così facendo lui è riuscito a strapparmi la sicura del girocollo che avevo, e poi se n'è andato. A 10 metri di distanza c'è anche la caserma. Dalla caserma dei carabinieri. Quindi dobbiamo veramente stare attentissimi. Veramente. Sì. Se per caso ci dovesse, e ci auguriamo che non accada, però ci sentiamo all'improvviso colpire da queste sostanze, attenzione a chi si avvicina a noi, perché con la scusa di aiutarci potrebbe derubarci, così come è successo a Dina. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo dell'artista Gaetano Pesce, scomparso a New York all'età di 84 anni. Architetto, artista e designer italiano, Pesce è stato un creatore visionario che ha rivoluzionato il mondo dell'arte, del design e dell'architettura con originalità e coraggio. Una delle sue opere più celebri, intitolata Maestà Sofferente, si trova a Ferrara nell'area antistante la Fiera. Era stata donata nel 2021 dall'artista all'amministrazione comunale. La creazione di Pesce è stata concepita come una metafora della violenza sulle donne, con le bestie circostanti che rappresentano la crudeltà dell'uomo, ricorda il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. Cambiamo argomento, economia e opportunità di sviluppo nel ferrarese adesso al centro del prossimo servizio. Quali effetti hanno portato i Diplomatic Days a un mese dall'evento? Lo vediamo dunque da questo servizio. A poco meno di un mese dai Diplomatic Days di Sipro Ferrara sono in corso contatti tra i diplomatici e le aziende presentate, ma i risultati saranno riscontrabili tra qualche mese. Comunque gli esiti dell'iniziativa sono stati superiori a quelli sperati, e quanto ha riferito Stefano Di Brindisi, l'amministratore unico di Sipro, l'agenzia provinciale che ha organizzato a inizio marzo 2024 i Diplomatic Days, ospitati consoli e ambasciatori di 27 paesi da 5 continenti, presentate e visitate aziende eccellenti del territorio attive sul mercato internazionale. Su una cinquantina di diplomatici presenti, solo 3 erano stati a Ferrara, gli altri non la conoscevano. Tutti hanno espresso volontà di tornare per sondare meglio le opportunità e le possibilità di relazioni commerciali con i paesi da loro rappresentati. E Di Brindisi aggiunge che il territorio ferrarese era sottovalutato e ora si sono aperte nuove opportunità. E parliamo adesso di naufragi e nuovi approdi, il titolo del libro che Franco Gabrielli, recentemente nominato sottosegretario con delega ai servizi segreti, ha scritto con Francesca Maffini. Gabrielli presenterà il testo domenica 7 aprile alle 10 presso il chiostro di San Paolo, e a moderare l'incontro sarà Riccardo Bizzarri, direttore di Fisco Channel, nonché commissario regionale dell'UDC.
Intanto in queste ore ha preso via a Ferrara il primo festival di progettazione europea in programma all'ex Teatro Verdi, ma anche presso il Chiostro di San Paolo e in altre location della città. Sentiamo a questo punto dunque l'organizzatrice Alexandra Storari insieme ad alcuni protagonisti della prima giornata del festival che, ricordiamo, proseguirà fino a sabato 6 aprile. Siamo finalmente qui, sono contentissima perché dopo un anno di lavoro finalmente è un sogno che si avvera. Siamo partiti oggi con la conferenza di apertura del festival della progettazione europea e l'auditorium del laboratorio aperto, ex Teatro Verdi, era pieno e quindi siamo veramente contenti. Tanti ragazzi, tanti giovani, gli studenti delle scuole, gli insegnanti e ovviamente tanti partner da tutta Europa. Questo festival mi sembra un'ottima occasione, ce n'è bisogno per propagare i valori europei, l'importanza delle elezioni europee che ci attendono tra poche settimane e il ruolo dell'Europa in un mondo che si va disgregando, sta diventando multipolare e l'Europa deve diventare più di come è riuscita fin qui, un centro politico oltre che un centro culturale, c'è una cultura che ci apparenta noi europei e questo diciamo all'insegna di valori che si trovano anche nella Costituzione italiana così come in altre carte costituzionali figlie della tragedia dell'ultima guerra. Per noi oggi Europa e l'Europa, il continente europeo, ha bisogno di nuovi contenuti, informazione, che possano parlare ai giovani. Come facciamo tutto ciò? Tramite video e podcast che affrontano delle tematiche europee che interessano le giovani generazioni. Tematiche sociali, ecologia, disuguaglianze, identità, migrazione. Sono queste le tematiche al cuore dell'Europa e per cui i giovani oggi lottano e sognano per un'Europa diversa. E altre interviste le sentiremo nelle prossime edizioni del nostro TV Giornale. Adesso invece cambiamo argomento perché saranno le architetture storiche del Consorzio, i canali e gli scorci primaverili della campagna ferrarese ad accompagnare ancora una volta gli atleti, i semplici camminatori e i ragazzi durante la corsa della bonifica Memorial Stefano Montori che si terrà domenica 7 aprile con partenza dall'impianto idrovoro di Baura e la presentazione è avvenuta giovedì mattina. Anche Avis e Coldiretti Ferrara sostengono ormai da diversi anni gli eventi sportivi del Consorzio. Vediamo. Settima edizione della corsa della bonifica, un modo, quello attraverso lo sport, di promuovere tra le altre cose, oltre che il benessere psicofisico, anche il nostro territorio, una parte chiaramente del nostro territorio ed una parte anche del patrimonio architettonico del Consorzio di Bonifica di Ferrara. Pezzo di storia del nostro territorio, per cui un modo diciamo originale per poterlo portare a conoscenza di tanti. È la settima edizione, quindi WISP da sempre ha creduto in questa manifestazione, dalla prima volta in cui ci è stata proposta, quindi questa bellissima collaborazione col Consorzio di Bonifica. E in questa manifestazione uniamo sia lo sport, all'amore per l'ambiente, poter godere sia del patrimonio culturale, perché comunque partiamo e arriviamo dall'idrovora di Baura, che normalmente non è aperto al pubblico, un circuito che comunque è quello della campagna e vicino ai corsi d'acqua e quindi un territorio che normalmente magari non viene visitato, non viene utilizzato, però in questa manifestazione verrà appunto percorso e quindi se sarà una bella giornata, tra l'altro sarà anche proprio una bella domenica in cui le famiglie potranno anche partecipare alla camminata ludico-motoria insieme agli amici a quattro zampe. Quindi sarà una bella manifestazione molto ricca. Mattinata speciale che avrà inizio per i competitivi e non competitivi della corsa della bonifica alle ore 10. A seguire immediatamente dopo bambini, ragazzi e giovani fino ai 1500 metri. Abbiamo una distanza lunga competitiva di 12 km e mezzo, una distanza per i camminatori.
di circa 7 km. È diventato un appuntamento fisso, i numeri crescono di continuo, questa è la settima edizione, e dico la verità, inizialmente siamo anche rimasti un po' stupiti perché da non professionisti di questa cosa in realtà abbiamo raggiunto dei numeri che neanche noi ci aspettavamo, e questo naturalmente fa molto piacere a tutti quanti. E sono due percorsi che vanno bene, sia per chi sta preparando gare, diciamo, corte, che si può cimentare nei 7 km facendoli a tutta, sia chi invece su distanze un po' più lunghe, appunto i 12,5 km, vuole prendersi una soddisfazione in mezzo a una campagna ferrarese che dal mio punto di vista è molto carina. Si sviluppa inizialmente lungo il canale Naviglio, una delle arterie principali della nostra provincia, tocca le località di Baura, dove abbiamo la partenza e l'arrivo, per passare da Ponte Gradella e Focomorto, e quindi abbiamo, diciamo, la fortuna che quest'anno pare che il meteo ci assista. Ci sarà quindi la possibilità di fare questa manifestazione con un bel tempo, una buona temperatura. È il secondo anno che invitiamo gli amici a quattro zampe. L'anno scorso hanno partecipato in parecchi proprietari di cani con le loro bestiole, una cosa molto molto simpatica che ha fatto piacere a tutti. L'ente stesso si mette a disposizione per promuovere il territorio di Ferrara nelle sue tante articolazioni, ed è un modo, quello come abbiamo detto, dello sport, di promuovere anche commercialmente e turisticamente la nostra provincia. E adesso una pagina dedicata alla musica. Ha presentato nel Codigorese il concorso canoro e musicale Festival del Delta Fenicottero d'Oro, quinta edizione, che coinvolge diverse località, da Adria ad Ostellato, da Comacchio a Lago Santo fino a Codigoro. A Ostellato il prossimo 6 aprile alle 21 al Teatro Barattoni si terrà la serata d'apertura, mentre il finale sarà per sabato 11 maggio a Codigoro, con ospite d'onore il comico Duilio Pizzocchi. Vediamo il servizio. Siamo giunti alla quinta edizione, quest'anno coinvolgiamo i comuni del Delta, quest'anno che sono quelli di Ostellato, Adria in provincia di Rovigo, poi abbiamo Lago Santo e poi abbiamo Comacchio, e la finale come sempre si terrà a Codigoro l'11 di maggio. Concorrenti cantanti che provengono da praticamente tutte le regioni del nord Italia, e più bambini dai 5 ai 12 anni che partecipano al Delta Children's Talent, che è un piccolo talent che abbiamo creato all'interno del festival proprio per far partecipare anche i bambini. Il vincitore vincerà un contratto discografico e la produzione di un singolo che verrà messo in distribuzione a tutto il mondo. Rimaniamo sempre in ambito musicale, ma a questo punto ci spostiamo più sul jazz e sulla storia delle radio locali, con Alessandro Mistri, direttore artistico del Gruppo dei Dieci, ed il batterista Ella Di Bandini, protagonisti della nuova puntata di Detto Tra Noi. E in particolare il tutto avverrà in occasione di una serata speciale in programma venerdì 5 aprile allo Spirito di Vigarano Mainarda. Ne vediamo un estratto. Spieghiamo un po' come funziona per chi volesse venire appunto allo Spirito. Ti dico subito, dato che lui ha invidiato il mio parto, capito, letterario, quando mi sono inventato l'Eliade, sì, devo dire che domani ci sarà una cosa che ha inventato invece lui. Sentiamo. Perché trasmettiamo, di tu come... codice... No, cos'è? Aspetta, peccato... codice, sto pensando un'altra cosa. No, peccato vinile. Ah, cioè, mi sembra che sia... Dato che trasmettiamo solo con dei vinili, però l'idea di peccato vinile, che può voler dire tante cose, il peccato di un ricordo fatto attraverso i vinili, e poi naturalmente giocando sul vinile. Domani sera peccato vinile, che in genere ha un ospite, ha come ospite Radio Ferrara Centrale, e quindi quelli che tenevano i programmi, che trasmettevano la musica. Allora mi sono fatto dire le canzoni, alcune mi devono ancora arrivare, per trasmetterle poi a Ellade, per dire, a parte Bob Gelli, perché è giusto nominarli naturalmente, ci sarà appunto Lele Caveduri, ci sarà Alessandro Caravita, Sergio Ambrosone, dopo rischio di dimenticarmi, Lele Osti naturalmente, doveva venire anche Marco Mangione, ma purtroppo è via, sarà Roberto Vancini, che viene apposta da fuori, anche lui che faceva una parte unica, diciamo, nella radio, un po' cabarettistica, e poi viene Roberto Vecchi, insomma tanti, sarà anche un modo di ritrovarsi. Devo dire che ieri sera eravamo fra settantenni, una cosa incredibile, a cena a parlare,
insomma, si è riusciti a fare un tale casino, capito, che alla fine io cercavo di organizzare e tenere lì a pensare, eccetera, sembrava di essere ancora quelli di allora. Devo dire che lo spirito, per noi che siamo rimasti, eccetera, e devo dire che questo parte anche da questa grande spinta iniziale di allora, che non si è mai esaurita. Intanto è stata presentata alla stampa nella Sala degli Arazzi, municipio, giovedì mattina, la manifestazione di auto e moto storiche Valli e Nebbie, che torna il prossimo fine settimana. Vediamo. Valli e Nebbie è il fiore all'occhiello del club Officina Ferrarese del motorismo storico ed è ormai un appuntamento consolidato quale primo appuntamento del circuito tricolore ASI del 2024. 34 anni di storia e in questa edizione sono previsti 90 equipaggi da tutta Europa, presenti esemplari di vetture dal 1927 al 1975 che saranno protagoniste nel Ferrarese da venerdì 5 a domenica 7 aprile. Le verifiche tecniche venerdì pomeriggio in Piazza Castello e una breve visita alla città, poi sabato 6 si parte alle 9 di mattina davanti all'Hotel Ferrara, il primo controllo di timbro è a Masitorello, il secondo a Migliarino e alle 10.30 la carovana storica si addentrerà nell'itinerario delle Valli di Comacchio. Prove di precisione a Lido Estensi e poi via per Lago Santo, Fiscaglia, Tresigallo e ritorno in città. Domenica mattina, dopo le prove tecniche in Piazza Riostea, la rotta porta verso Bondeno, dove gli equipaggi visiteranno l'idrovoro delle Pilastresi, la delizia estense della Diamantina, dove si terrà anche il controllo del timbro, e poi la sfilata delle auto in Piazza Trento Trieste. L'appuntamento conviviale conclusivo è fissato per le ore 13 a Palazzo Pendaglia. E questa era la nostra ultima notizia. Come sempre vi ricordo, prima di chiudere, telestense.it e i nostri canali social, dove trovate questi e ulteriori aggiornamenti. Grazie dunque per averci seguito, l'appuntamento come sempre è rinnovato, alla prossima edizione.